costruire il proiettore abbiamo bisogno di alcuni pezzi di cartone, io ho utilizzato i pacchi di Amazon, un righello, un pennarello, una penna, una matita, quel che volete, una lente di ingrandimento, un cutter, della colla a caldo, una vecchia cover del cellulare e il cellulare. Ora costruiamo la parte frontale del proiettore. Dunque prendiamo la lente di ingrandimento e maggioriamo la misura di questa di un paio di centimetri. Quello che andremo adesso a creare sarà una croce con tutti e quattro i raggi uguali. Una volta finito di disegnare questa sezione, con un cutter andremo a ritagliare i lati esterni, mentre invece solo ad incidere quelli interni. Andiamo a creare il foro per la lente. Dunque, partendo dalla misura iniziale, aggiungiamo un mezzo centimetro di spessore, ritagliamo con un cutter e incolliamo la lente con della colla a caldo. Ora la sezione frontale è finita, dunque con della colla a caldo semplicemente incolliamo i quattro lati in modo da creare una scatola. Creiamo degli stopper aggiungendo sulla parte finale esterna delle listarelle da mezzo centimetro. Ora dobbiamo creare le altre sezioni, io in totale ne ho fatte tre. Dunque, partendo da questa che abbiamo creato, riprendiamo le misure su una striscia di cartone e creiamo la struttura solo dei quattro lati, senza la parte frontale, e in più gli stopper, come sempre, sulla parte esterna. Per essere più comodi nel gestire il nostro cellulare, ho pensato di creare uno sportellino nella parte posteriore del proiettore. Dunque prendo la misura della nostra cover, aggiungo un paio di centimetri e con un cutter taglio su tre lati. Per evitare che lo sportellino si ribalti verso l'interno, aggiungo uno stopper fatto con dei pezzi di cartone e della colla a caldo. E successivamente aggiungo alcune strisce di cartone sui bordi, sui quattro bordi, in modo da rendere la struttura più solida. Ora recupero tutti i pezzi che ho creato, dunque la parte frontale con la lente e le tre sezioni, e le monto assieme, partendo dalla più piccola verso la più grande. Ho inserito degli stopper sia nella parte finale esterna che in quella iniziale interna, in modo che creino un meccanismo che una volta allungato si blocchi e non vada dunque a smontarsi tutte le volte. Ora semplicemente appoggio lo sportello che ho creato sull'ultima sezione e con della colla a caldo lo fisso. Adesso che è tutto montato non resta che provarlo, quindi inserisco il cellulare con qualche video selezionato, regolo il fuoco e spegniamo la luce e vediamo cosa succede. Qui ho lasciato acceso una lucina molto tenue giusto per far vedere che sto effettivamente proiettando su un muro. Questo invece è l'effetto a luci spente.